Benvenuto su Psinel, il primo podcast italiano dedicato alla psicologia e alla crescita personale, con Gennaro Romagnoli. Ciao e benvenuti alla 424esima puntata del podcast di Psinel, episodio 424. Oggi parliamo di uno degli argomenti più interessanti di tutta la psicologia e di tutta la crescita personale. E lo faremo attraverso tre esperimenti incredibili che tentano di dimostrare qualcosa che probabilmente ti lascerà a bocca aperta. Una domanda che molto probabilmente ti sei già posto in un angolino della tua mente. È davvero possibile cambiare la personalità? La nostra personalità, il temperamento, si può modificare? Se una persona nasce introversa, può diventare estroversa? È molto probabile che una volta nella vita anche tu ti sia posto questo dilemma. Per cui mettiamoci comodi e prepariamoci a fare un bel viaggio all'interno della nostra personalità. Molto bene, iniziamo! Oh, eccoci qua, allora come stai? Hai notato quanto sei perfezionista? Hai iniziato a lavorare sul tuo perfezionismo? Questo, come al solito, era il tema della precedente puntata. E non solo, devo chiederti se per caso hai frequentato il nostro mini corso dedicato all'autostima 2.0, un piccolo corso di 5 giorni che è stato rilasciato negli scorsi giorni, nella data di registrazione di questa puntata, e per il quale siamo molto molto soddisfatti. Per cui, se l'hai frequentato, vienici a dire che cosa ne pensi. E come al solito, prima di iniziare, lascia che ringrazi lo sponsor di questa puntata. Il podcast di Psinel è sostenuto da Psinel, dai nostri prodotti. Vai su psinel.com e vieni a scoprire tutti i nostri percorsi per la tua realizzazione personale. Eccoci qua, allora mettiamoci comodi perché l'argomento di oggi è vastissimo. Ovviamente per prima cosa devo fare delle distinzioni di tipo lessicale, perché quando si parla di personalità si parla di tante cose, la si distingue spesso dal suo aspetto più biologico, il temperamento, e tra poco approfondiremo questa differenza, ma soprattutto molte volte viene richiamato il suo etimo, da persona, che significa maschera. Vista in questo modo, mi sembra ovvio che la persona, la maschera, possa e debba essere modificata e si modifichi, anzi, inevitabilmente, ineluttabilmente, lungo l'arco di tutta la nostra vita. Nonostante tale osservazione etimologica, ognuno di noi ha un'esperienza molto precisa. Le persone intorno a sé, le persone intorno a te e intorno a me, non ci sembrano così tanto cambiate da quando le abbiamo conosciute, soprattutto se hai la mia età, cioè quindi se hai potuto trascorrere abbastanza tempo da poter decidere se il tuo amico Mattia, Matteo, Francesco, Luigi sono uguali a quando eravate ragazzini oppure sono cambiati. Se ti guardi bene, probabilmente hai come la sensazione che queste persone siano un po' cambiate, ovviamente, siano cresciute, ma sotto sotto siano simili, identiche, non è vero? Ora, ad un primo sguardo biologico mi sembra evidente e anche abbastanza scontato il fatto che se nasci alto, probabilmente morirai alto. La stessa cosa vale per tutte le cose nella biologia e nella vita, non è vero? Una persona nasce con una certa conformazione, con un certo colore degli occhi, colore dei capelli, e si porta dietro questa caratteristica fino alla fine dei suoi giorni, tranne per i capelli che possono perdersi, come nel mio caso, oppure sbiancarsi. Allo stesso tempo però sappiamo che la biologia è altamente malleabile. Più indaghiamo il campo della neurobiologia e più scopriamo la neuroplasticità, cioè la capacità del nostro cervello di adattarsi, diventare più forte, modificarsi. E ognuno di noi ha l'esperienza di quell'amico tutto mingherlino delle scuole medie che poi magari facendo tanta palestra e tanta attività fisica oggi è un armadio a muro. Come ha fatto quel ragazzino? Certo, come direbbe il mio amico Andrea Biasci, sicuramente se è diventato un armadio c'era una qualche predisposizione biologica, tuttavia è inevitabile poter osservare che le persone hanno un amplissimo range di cambiamento,
possiamo cambiare e parecchio. Ed è questa la domanda che si sono posti e si pongono i miei colleghi da decenni. E infatti decenni fa, quasi più di 10 anni fa, qui su Psinel abbiamo postato uno studio molto interessante, in particolare del 2011, che indicava proprio la possibilità di modificare uno dei tratti più stabili mai scoperti all'interno della psicologia, o meglio, uno dei test più stabili dell'intera psicologia. Mi sto riferendo al test del Big Five, o il test dei 5 tratti. Lo abbiamo già visto in passato, il test dei 5 tratti è super interessante perché invece di partire da una ipotesi teorica su come dovremmo essere fatti, ha preso tantissimi racconti e descrizioni di personalità, sia diretti che indiretti, li hanno inseriti all'interno di un computer e attraverso delle analisi statistiche molto complicate hanno tirato fuori 5 tratti di personalità che erano in comune, diciamo così, dei comuni denominatori tra tutte le descrizioni, migliaia e migliaia di descrizioni di personalità della gente comune. In altre parole, non è stato uno psicologo a dire secondo me esistono persone A e B, C e Z, andiamo a verificare, ma hanno preso la descrizione delle persone comuni e dei racconti, hanno fatto un'enorme analisi statistica e sono emersi 5 tratti di personalità. Ne parliamo davvero da tanti anni, ma per la cronaca questi 5 tratti sono l'apertura, apertura nei confronti del mondo, l'amorevolezza, quanto sei amorevole, quanto sei coscienzioso, quanto sei estroverso o introverso e quanto sei nevrotico oppure calmo e rilassato. Ovviamente, come vedi, sono sempre delle misure dicotomiche, aperto, chiuso, estroverso, introverso, eccetera. Ebbene, questo è uno dei test più affidabili della personalità in assoluto, te ne ho parlato tante volte. Ultimamente, negli ultimi anni, ho fatto anche un bel corso con Jordan Peterson, online ovviamente, dedicato proprio a questo tema, e il caro Peterson è proprio uno di quelli duri e puri che ci indicano quanto in realtà non solo questo test sia il più affidabile in assoluto, ma che la personalità sia estremamente stabile nell'arco di tutta la vita, cercando di dimostrarci come sì, c'è qualche piccolo cambiamento in base agli eventi della vita, ma tutto sommato restiamo sempre identici. Ebbene, le cose non stanno affatto così, poiché moltissimi altri ricercatori, molto più, diciamo così, dentro la questione del nostro Jordan Peterson, che ormai è famosissimo, una rock star della psicologia, ma non è un ricercatore nell'ambito della personalità, proprio come Hudson e i suoi colleghi, i ricercatori che voglio presentarti oggi e che sono i protagonisti di questa puntata, anche se in realtà non li esalterò più di tanto perché ciò che a noi interessa non è la loro personalità, ma ciò che hanno scritto sulla personalità. Scusate, una brutta battuta da psicologo. Quindi io non so se tu ti ricordi dei Big Five. Sì, Jenna, in realtà mi ricordo questo, mi ricordo che hai già parlato di Jordan Peterson proprio in una live dedicata al Big Five, ma puoi spiegarci che cosa significa personalità esattamente? Questa è un'ottima domanda. La personalità è l'insieme delle tendenze, degli schemi comportamentali, emotivi e cognitivi che ci portiamo dietro. Da un lato potremmo dire che una parte è definita dalla natura, come dicevamo prima, e viene indicata come temperamento, cioè qualcosa che non puoi modificare proprio perché è ereditato, e dall'altro è formato da ciò che hai imparato, dalle tue esperienze di vita, da quando eri nella pancia della mamma sino ad oggi. Quindi all'interno del termine personalità abbiamo sia l'aspetto biologico, che ovviamente non possiamo sottovalutare, e sia l'aspetto di apprendimento, cose molto recenti o anche cose molto antiche, come gli stili di attaccamento, come gli apprendimenti acquisiti nella prima infanzia, eccetera, eccetera. Ora, se per caso non hai mai sentito tali argomentazioni, devi sapere che la diatriba tra natura e cultura è tutt'altro che risolta e se ne discute da millenni. Cioè non sappiamo ancora davvero quanto l'una pesi sull'altra, però alcune cose le sappiamo con una certa certezza. Ad esempio, sappiamo che se prendiamo 2 gemelli omozigoti, cioè con lo stesso identico patrimonio genetico, e li allontaniamo per varie ed eventuali alla nascita, essi possono presentare delle differenze molto profonde, anzi molte più differenze che similitudini. E devi sapere che questi esperimenti sono stati fatti non separando i gemelli, ok? I miei colleghi sono cattivi, ma non fino a questo punto, ma andando a cercare tutti quei gemelli omozigoti che, per varie ed eventuali, erano già stati allontanati tra di loro.
Ad esempio, è stato dimostrato che se le condizioni socio-economiche dei due gemelli sono molto diverse, uno ricco ad esempio e l'altro meno ricco, quest'ultimo tenderà ad avere circa 15 punti in meno nel test del QI. Altro spauracchio di Jordan Peterson e della psicologia che egli utilizza come benchmark perché è molto stabile nel tempo. Non solo, è stato dimostrato che la perfetta corrispondenza genetica non ha nulla a che fare con i risultati raggiunti nella vita da parte dei due gemelli, i quali possono aver raggiunto risultati molto, molto, molto diversi tra loro e a volte non spiegabili solo dal contesto, cioè il ricco, il gemello che finisce nella famiglia ricca, non sempre ha più risultati di quello che finisce nella famiglia povera. Quindi ciò che sappiamo è che alcune cosine restano simili, soprattutto a livello fisico. Ovviamente i due gemelli saranno simili, ma meno simili dei gemelli che sono cresciuti insieme, proprio a livello fisionomico. Quindi resterà ad esempio il modo di ridere, di sorridere, che sembrerà identico, ma le battute per le quali rideranno, il loro senso dello humor sarà molto diverso. Insomma, la natura è tutt'altro che una condanna. Le ricerche ci indicano che l'ambiente ha effetti molto potenti. Anzi, se proprio dovessimo fare una sorta di percentuale, la nostra personalità sarebbe per un 80% ciò che apprendiamo, la nostra esperienza di vita e il 20% per come siamo fatti. Ok, ti fermo subito, non sono percentuali scientifiche, sono semplicemente delle statistiche che potremmo fare grosso modo. Diciamo che la cultura sembra pesare di più della natura. In campo psicologico e in campo personologico, ovviamente, non intendo in generale. In realtà, se ci pensi bene, anche se fosse solo il 20% la possibilità di migliorare qualcosa, non sarebbe una bassa percentuale. Immagina di poter migliorare il tuo fisico del 20%, il tuo stipendio del 20%, la tua salute del 20%, migliorare la relazione con i tuoi figli, con i tuoi amici del 20%. Come sarebbe? Oppure pensa al contrario, perdere, diciamo così, stima nei confronti dei tuoi amici del 20%, perdere il 20% della tua auto, eccetera, eccetera. Se ci pensi, è già tanto, è un'ottima informazione. Già sappiamo che è di più, ma sapere che lavorando su di noi possiamo migliorare quegli aspetti di noi stessi è un'ottima notizia. Ed è proprio ciò che hanno comprovato le ricerche che sto per presentarti. Ok Jenna, quindi tipo se io sono introverso posso diventare estroverso? Vuoi dirmi una roba del genere? Caro Psinellino, la tua è una provocazione più che plausibile. Ciò che si intende qui non è che una persona che fa A da un giorno all'altro possa fare Z, ma che se una persona è troppo introversa, magari sul lavoro, e desidera aprirsi un po' di più, è perfettamente in grado di farlo, senza, tra virgolette, denaturarsi. Hudson e colleghi nel 2015 hanno dimostrato, attraverso un training di 16 settimane, la possibilità di cambiare, o meglio di smussare, alcuni tratti della nostra personalità. In particolare lo hanno fatto attraverso un setting di obiettivi specifici collegati ad abilità specifiche in un campo specifico. Perdona, quante volte ho detto specifico? Cioè, se una persona si sente introversa e la si invita a fare delle piccole azioni, dei piccoli sforzi, non giganteschi, verso una maggiore apertura, verso una maggiore estroversione, piccole azioni per 16 settimane, ecco, se viene sottoposta al Big Five prima e dopo, succede che il Big Five cambia. In altre parole, la misurazione, il suo tratto di personalità della estroversione si può modificare, è malleabile. C'è un problema in tutto ciò. Il problema principale è che gli studi di Hudson sono stati effettuati attraverso degli autoquestionari somministrati. Un po' come i questionari somministrati nell'esperimento del 2011 che abbiamo citato qui su Psinel e che ti mostrerò in questo post, all'interno del quale si parlava proprio della modifica della personalità, ma sempre con self-report, il che significa che potrebbe esserci qualche piccolo errore metodologico. In altre parole, è molto facile se ti dico che desidero farti diventare più estroverso e ti faccio lavorare per 16 settimane sulla tua estroversione, poi quando tu stesso compili quel questionario, tendere un po'
a barare, essere un bel po' influenzato dalla famosa desiderabilità sociale, cioè dalla tentazione che abbiamo tutti quanti del cercare di apparire un po' meglio o del cercare di autoilluderci, una specie di effetto placebo che queste 16 settimane non siano state una perdita di tempo. Ovviamente il nostro caro Azzo non si dà per vinto e nel 2021, insieme ad altri colleghi, ripete questa batteria di esperimenti, ma in modo leggermente diverso, anzi profondamente diverso, e si chiede: ok, e se i soggetti non sapessero esattamente a quale tratto stiamo puntando? E se i soggetti non sapessero se cerchiamo di renderli più estroversi, più introversi, meno nevrotici, eccetera, funzionerebbe lo stesso? Anche se fossero self-reported, cioè anche se il Big Five comunque continuassero ad autosomministrarselo? E se a queste persone dicessimo che in realtà il loro training è per l'estroversione, mentre in realtà è per la coscienziosità, che cosa accadrebbe? Si modifica lo stesso l'estroversione? Se fosse un placebo, no, non si dovrebbe modificare, giusto? Quindi la risposta a queste domande è super interessante. Il risultato di tali esperimenti è stato assolutamente positivo. I tratti scelti a priori dagli sperimentatori erano quelli che andavano a modificarsi, quindi smontando praticamente o quasi del tutto la teoria del placebo, la teoria della desiderabilità sociale all'interno del self-reporting del Big Five. Quindi, se a priori era stato deciso di modificare la loro coscienziosità, anche se erano convinti di fare degli esercizi per diventare maggiormente estroversi, era proprio la coscienziosità a migliorare. Questo ci dice una cosa molto bella. Per prima cosa, che non si tratta di un effetto placebo, te lo ripeto. Se fosse stato tale, allora si sarebbe modificato solo il tratto scelto dal soggetto e non quello scelto dagli sperimentatori. E come seconda cosa, ci conferma che sia possibile agire su tali tratti migliorandoli. E non è un effetto placebo, appunto, lo ripeto. Certo, non è una bacchetta magica, si tratta sempre di piccoli training, non diversi dalle nostre puntate, per intenderci. Anzi, credo che molte nostre puntate si facciano spesso degli esercizi molto più intensi. Ma tali studi ci aiutano a comprendere che quando riusciamo a mettere insieme un certo tempo, una certa autorevolezza e un insieme di persone motivate in una certa direzione, è addirittura possibile modificare la nostra personalità. Non è bellissimo? Secondo me è molto bello. Ora, questo esperimento ovviamente ha anche dei tratti inquietanti. Appunto, una persona potrebbe dirci di voler aumentare una certa nostra dote e in realtà fare tutt'altro, quindi spingerci in un'altra direzione. Questo ovviamente è un po' una visione cospirazionista, perché fare una cosa per 16 settimane, ti assicuro, non è facile per niente. Se ad esempio hai fatto il nostro MMA che ne dura 12, lo sai bene. Tuttavia, perseguire l'idea di poter migliorare noi stessi anche all'interno di quegli elementi che da sempre consideriamo immutabili, come la nostra personalità, credo che sia una notizia più che importante. Ovviamente, stando con i piedi per terra, senza immaginare che se una persona nasce, non so, alta 1,60, possa diventare 1,80 o 2 metri. Sicuramente però può diventare, nel nostro esempio, nella nostra metafora, almeno 1,70. Ho detto 1,60 prima? Sì, 10 centimetri mi sembra un ottimo miglioramento, per quanto piccolo, ma sempre significativo. In realtà, se ci pensiamo bene, abbiamo da sempre sotto gli occhi esempi plausibili di persone che hanno modificato il proprio comportamento in base ad eventi della vita, che siano stati dei traumi, come i famosi traumatizzati di guerra, e in questo periodo ne abbiamo tanti, che sia una pandemia che modifica e ha potuto modificare magari la personalità di persone intorno a noi, magari che si sono schierate da un lato o dall'altro, o che sia una bella esperienza di vita fatta all'estero, magari un Erasmus. Non sai quante persone che ho conosciuto che hanno fatto l'Erasmus sono cambiate in un certo qual modo, hanno smussato, migliorato, a volte peggiorato, dei tratti della propria personalità. E un tempo, quando io ero bambino, c'era uno spauracchio che diceva che poteva aiutare tutti i maschietti a diventare uomini per davvero. Mio nonno, ogni volta che facevo qualcosa da bambino, ed ero un bambino finché c'era il mio caro nonno, mi guardava e mi diceva: ah, prima o poi farai il militare. Cosa intendeva? Era un modo per dire: adesso puoi fare il lazzarone e mostrare il tratto, diciamo così, di personalità della pigrizia quanto ti pare, ma verrà il giorno in cui un'esperienza forte, come il servizio militare obbligatorio, a quei tempi, ti costringerà a cambiare marcia. In realtà, se ci pensiamo bene, era un modo stupido di additare la gente, ma aveva anche delle briciole di realtà.
Tuttavia, ripetiamo, per noi non è per nulla facile vedere i cambiamenti nelle persone. Lo sappiamo con le persone che ci stanno accanto. Se un nostro amico che vediamo tutti i giorni perde del peso, ce ne accorgiamo solo quando ne perde davvero davvero tanto. Mentre se lo vediamo una volta all'anno, vedremo anche lo scarto di pochi chili. Però sappiamo bene dalla psicologia di avere una specie di fissità dell'attenzione. Lo abbiamo visto in centinaia di studi, anche studi molto divertenti, come quelli magari dove vai in un bar, chiedi un caffè, il barista fa finta di spostarsi un attimo, torna un'altra persona completamente diversa e la maggior parte della gente non si accorge di questa cosa. Quindi figuriamoci se ci accorgiamo dei cambiamenti della personalità nelle altre persone. Se per di più in questo ci metti che il nostro io, quella nostra istanza psichica, serve come aggregatrice proprio della nostra personalità, cioè cerca di mantenere il nostro stato di personalità. Di nuovo, se hai fatto MMA, hai approfondito queste cose. Se fai la meditazione, ti faccio un esempio, di che cosa parla la tua testa? Parla di te. E che cosa dice la tua testa? Afferma te stesso. E nell'affermare te stesso spesso potresti notare che parla proprio della tua personalità. E perché ti parla della tua personalità? Perché serve per ricordare chi sei. Ti ricorda chi sei. La nostra mente narrante, il nostro sé narrativo, come lo chiamiamo all'interno dei nostri percorsi, è una specie di racconto della nostra personalità. E nel raccontarcela, però, ci racconta sempre la stessa storia, anche se a volte non è proprio la stessa storia. Ed eccoci, quindi il primo studio è quello che abbiamo postato nel 2011, l'altro è quello di Hudson del 2015 e poi la sua ripetizione più approfondita nel 2021. E voglio aggiungere un'altra piccola risorsa, della quale abbiamo parlato diverse volte, del libro di Goleman e Richard Davidson che si chiama Altered Traits e che in italiano mi sembra si chiami La meditazione come cura. Nome peggiore non poteva essere scelto, dato che la meditazione non va utilizzata come una cura, come abbiamo visto, ma all'interno di quel libro si parla proprio di altered traits, tratti alterati. E non si parla di stati modificati di coscienza, ma si intende proprio la modificazione dei tratti di personalità attraverso la pratica continuativa della meditazione. Insomma, ancora una volta abbiamo davanti agli occhi le evidenze che ci dicono quanto sia possibile lavorare su noi stessi. Ripeto, non conta che sia davvero l'80%, la percentuale su cui possiamo agire, già se fosse il 50-20% sarebbe tantissimo. Pensa ad una qualsiasi attività che ami e immagina di aumentarla, migliorarla del 20%, oppure ridurla del 20% e ti rendi immediatamente conto di quanto sia rilevante anche solo questa percentuale. Ma per quanto mi riguarda, io farei una scommessa più sulla versione 80-20 o anche 50-50 andrebbe bene. Ora, chiunque abbia svolto i nostri corsi, abbia fatto un bel percorso con un professionista, sa bene quanto si possa migliorare. Nel mio studio sono entrate persone e sono uscite completamente diverse, non perché io sia speciale. Posso assicurarti che questo avviene ogni giorno nello studio dei miei colleghi. Ho avuto persone che erano timide, introverse, non parlavano con nessuno, stavano sempre a casa, non riuscivano a guidare la macchina, non riuscivano a parlare in pubblico, eccetera, e oggi fanno tutte queste cose super tranquillamente. E ripeto, non dipende da me, ma dipende sulla loro intenzionale decisione di lavorare su se stesse. Avrebbero molto probabilmente raggiunto gli stessi risultati anche con un altro professionista. La cosa che voglio farti notare, appunto, non è quanto sono bravo io, ma semplicemente quanto sono state brave queste persone a perseguire i propri obiettivi attraverso delle tecniche e delle metodologie che aiutano realmente a migliorare la nostra vita, che sono quelle della nostra amata psicologia. Quindi spero di averti fatto un quadro un po' più chiaro su che cosa sia la personalità, che cosa si intende per personalità e soprattutto che cosa intendiamo con il cambiamento della personalità, cioè un miglioramento di noi stessi. Quindi non significa diventare un'altra persona. Se per tutta la vita ti sei sentita una persona introversa, diventare estroversi non è la soluzione. La soluzione, come vedremo tra poco, è accettare quella tua situazione, che non è una situazione negativa, ma è come sei fatto, e attraverso quel punto lì cercare di capire in quale direzione potresti migliorare e come migliorare. A volte il miglioramento nasce proprio e semplicemente dal riconoscere dove ci troviamo in quel momento, e quando lo riconosciamo può capitare che qualcosa scatti.
Bene, anche per oggi credo di aver parlato a sufficienza, per cui come al solito bando alle ciance ed iniziamo con i consigli di questa settimana. Primo, accettazione e consapevolezza. Lo so, potrà sembrarti strano, ma accettare e riconoscere come sei ora è il primo passo per capire dove vuoi arrivare dopo. Senza tale consapevolezza e senza accettazione per come sei, rischierai di trasformare il tentativo di migliorare in una fuga da te stesso e da te stessa. Non è questo l'obiettivo di questa puntata. Il nostro obiettivo è quello di farti fare i primi metri di strada. Poi dovrai essere tu a camminare, ma per prima cosa bisogna capire dove sei e accettarti e evitare di rifiutarti, evitare di rifiutare quella parte di te. Questa è forse la sfida più difficile, la più pesante, perché la gente trae forza dal non accettarsi, trae forza dalla rabbia scaturita dal fatto di essere in un certo modo. Invece noi dobbiamo fare il contrario, dobbiamo imparare a riconoscere ed accettare. Ti assicuro che quella sensazione di forza dal voler scappare da una parte di te è un'illusione. Accettala, riconoscila. Come fare? Hai mille strumenti, puoi usare la scrittura, la puntata 217, puoi fare un percorso psicologico, puoi iniziare a meditare, eccetera, eccetera. Diciamo che se stai troppo male nei confronti della tua personalità, parti dal percorso psicologico, se stai abbastanza bene potresti fare la nostra scrittura, se stai molto bene e senti di voler fare davvero un cambio di personalità potresti fare MMA, self-kindness, emotional freedom, qualsiasi nostro percorso possa aiutarti. Ovviamente puoi fare anche gli altri percorsi, ma non sosterresti il nostro bellissimo podcast. Sto scherzando. Quindi il primo step per riuscire a cambiare è riconoscere e accettare. Senza riconoscimento, senza l'accettazione, ogni volta che sarà necessario riconoscerla, cioè ogni volta che dovrai attivare la nostra amata metacognizione, non ci riuscirai, perché una parte di te non vorrà pensare a quella cosa lì, non vorrà pensare al fatto che, non so, che sei troppo introverso o che sei troppo estroverso, perché stiamo attenti, i lati opposti, gli estremi, vanno male in entrambi i casi. Anche l'estremo estroverso ha grossi problemi, te lo assicuro, nel mio studio ne ho visti parecchi. Ripetiamo ancora una volta che lo scopo di questa puntata non è affermare che si possa radicalmente cambiare la personalità, ma che ci si possa lavorare. E l'unico modo per farlo è quello di conoscerti e di riconoscere anche i tuoi limiti, che molto spesso, quando vengono realmente accolti e riconosciuti, diventano delle risorse. Diventano altro, non sono più dei limiti, ma sono un modo per conoscerti e per, dir detto in modo un po' brutto, usarti al meglio. Secondo, intenzionalità. Devi sapere ed essere intenzionato a cambiare quel tuo tratto. Come abbiamo visto, è necessaria l'intenzione e la consapevolezza, non tantissima, come abbiamo detto, ma è comunque necessaria. Perché non tantissima? Perché nel secondo studio di Hudson, le persone, nonostante credessero di lavorare, non so, per l'apertura, in realtà stavano lavorando per l'amorevolezza. Ed è stata l'amorevolezza a modificarsi e non l'apertura. Intenzionalità significa che stai facendo quella cosa non per caso. Non perché ci sei passato accanto, ma perché hai deciso volontariamente e coscienziosamente o coscientemente, ma ci siamo capiti, di agire in quel senso. Stiamo attenti perché quando si parla di intenzionalità sembra che ci si riferisca solo agli aspetti coscienti, razionali, ma le cose non stanno così. Sia negli esperimenti di Hudson, sia negli esperimenti di ogni giorno, sappiamo che sono la dedizione e l'impegno a cambiarci e a migliorarci. Tuttavia, come abbiamo visto, non è un processo razionale. Spero di spiegarmi bene. Infatti, essere intenzionato a migliorare non significa farlo in modo razionale, ma significa settare dentro di te, coltivare dentro di te il desiderio di andare in quella direzione. Proprio come abbiamo visto più volte all'interno dei processi inconsci di cambiamento della meditazione. Cioè, quando tu intenzionalmente decidi di portare la tua attenzione al respiro, non lo stai facendo solo razionalmente, ma aumenti la probabilità che il tuo sistema di consapevolezza si renda conto del tuo respiro. Stai dicendo a tutto il tuo essere, compreso l'inconscio, ehi, stai un po' più attento anche al respiro.
Quando intenzionalmente, volontariamente fai degli esercizi per, non so, diventare più coscienzioso, stai dicendo anche al tuo inconscio: ehi, mi raccomando, stai attento a portare avanti la tua coscienziosità. E questo cosa fa? Fa sì che il tuo sistema di consapevolezza si renda conto più velocemente di quando devi essere più coscienzioso o di quando devi portare avanti quegli atti. Mi spiace approfondire così tanto questi temi tecnici, ma è troppo facile pensare che sia la razionalità, quindi il doverci spiegare tutto, il dover pensare volontariamente a tutto. Non è questo. Intenzionalità significa mettersi lì con intenzione a settare qualche cosa, non significa doverlo controllare costantemente con la nostra razionalità, altrimenti è un casino. Terzo, obiettivi di lavoro chiari. È necessario avere degli obiettivi chiari e soprattutto è necessario agirli, cioè devi fare delle cose, non basta pensarci, lo so, è banale, non basta pensare di voler essere più amorevole per diventarlo, è necessario agire in tal senso, ad esempio essendo più amorevole con te stesso e con gli altri. Per costruire dei buoni obiettivi sono necessari diversi passaggi, ne abbiamo parlato molte volte, ma la cosa migliore che si possa fare con una meta di tale portata è riuscire a spezzettarla in tante microabilità, cosa tipica del mondo degli obiettivi. Ad esempio, secondo te, per essere più X, mettici quello che vuoi, cosa dovresti fare? Come dovresti comportarti? Come si comportano le persone che secondo te sono più in quel modo, eccetera. Trova queste piccole abilità e crea un tuo piano di azione. Ricorda che in realtà Hudson e colleghi hanno fatto qualcosa proprio simile a questo. Sono partiti da piccole cose che poi hanno lentamente, ricordo, in 16 settimane modificato il tratto. 16 settimane tutti i giorni. Quarto, le risorse. Nel tuo obiettivo dovresti inserire e pensare costantemente alle risorse necessarie per raggiungerlo. Mi raccomando, fai sì che siano cose piccole, come ad esempio libri, meno piccole, come ad esempio andare a ballare la salsa tutti i venerdì sera e quindi dovrai trovare un luogo, o molto più grandi, come ad esempio andare da uno psicologo, andare da un coach, o fare un corso di crescita personale, fare un corso di meditazione, o come quelli che proponiamo noi online. In particolare ne abbiamo uno perfetto che si chiama STS, o Scrivi la tua storia, che ti aiuta a fare moltissimi passaggi sopra riportati, anzi molti molti di più, e in particolare ti aiuta, riscrivendo la tua storia, a modificare proprio quella parte di te, quella parte centrale di te. Ovviamente c'è un grosso conflitto di interessi, perché STS è un mio prodotto, per cui puoi anche scegliere un altro percorso psicologico. Ovviamente teniamo comunque presente che i soggetti sperimentali, negli esperimenti sopradescritti, avevano degli esercizi a disposizione molto più simili a quelli di un corso rispetto a quelli di una consulenza dal vivo. Sì, potevano scrivere agli sperimentatori, sì, venivano visti dagli sperimentatori, ma poi nelle 16 settimane dovevano fare le cose per i fatti propri, esattamente come si fa con un corso oppure con un libro. Bene, come al solito ragazzi, all'interno del nostro quaderno degli esercizi e del nostro post, che non so per quanto tempo ancora durerà perché stiamo lentamente decidendo di trasformare quella parte lì in video e in altro, ebbene, all'interno dei nostri approfondimenti troverai tutti gli studi che ho citato e ovviamente ulteriori approfondimenti. Mi sto rendendo conto che il minutaggio di questa puntata è lungo e ampio, ma era necessario approfondirlo perché, ripetiamolo ancora una volta, la possibilità di modificare la personalità è uno dei sacri graal di tutta la psicologia e anche della realizzazione personale. Se avessi un solo centesimo per ogni persona che è entrata nel mio studio e mi abbia detto: per piacere dottore, mi faccia cambiare la mia personalità, in questo momento sarei ultra ricco e non dovrei registrare questo podcast. No, non è vero, lo registrerei lo stesso perché è la mia passione. Bene ragazzi, detto questo, vi ricordo ancora che per sostenere il podcast ci sono i nostri percorsi. Venite, seguite il nostro podcast, mettete mi piace, condividete le nostre puntate, aiutateci a far crescere questo progetto. Bene, la nostra puntata è finita, come al solito ci vediamo sui social per le nostre passeggiate, per le nostre live. Ti auguro una splendida giornata, ci sentiamo la prossima settimana. Un saluto da Gennaro Romagnoli di psinel.com.